Gli ospiti quindi sono appunto Patrick Gustafsson da Copenaghen, direttore managing director di Copenhagen, Emily Bauer di Bauland da New York, Lior Shlomo, architetto che ha realizzato una delle visioni da Torino stratosferica, e Edoardo Bruno dello studio 2MIX o 2MIX, che probabilmente è la pronuncia più corretta. Spero che Giacomo sia con noi, non so se è connesso, non c'è ancora, quindi lo aspettiamo. E intanto partirei già subito col primo ospite, a cui raccontiamo un po', visto che lui non c'era quest'anno ma c'era l'anno scorso, il concept da cui siamo partiti, The City at Stake, e chiediamo a lui un commento. Patrick, hello, how are you? Letting me be here again. Hello, it's nice to see you. How are things in Copenhagen? Well, I'm transmitting directly from my basement. We're going for a full lockdown in Copenhagen in the next few days. So, we're coping. Okay, cool. So, directly from the basement. So, are you planning to record any basement tapes as Bob Dylan? Yeah, I guess so. Well, it's some very special times at the moment, but... Yeah, we know that. So, Patrick, I just wanted to introduce you to the concept that we brought forward for the fourth edition of the festival that was held a couple of months ago in the same location that you know well, Centrale della Nuvola Lavazza. And the idea was set actually in February, when we, Giacomo and I and all the team thought of stating this claim of the city at stake. Of course, also a little bit ahead of the pandemic, but the idea was that there's many things that somehow are not so right about cities as we know them. And so, first of all, there's the fact that we really believe that cities are inherently part of our evolution, of course. So we believe as a humanist and optimist that we have to cope with the evolution of cities. But at the same time, we know now that it's kind of rare to imagine that we're going to live in cities in the coming decades or future in exactly the same way we were, of course, living in the past or in the recent past. So something is changing. And one aspect that, of course, we are keen to explore is about the urban form. Is it going to be the same that we know today, or is going to change, and how? So this image that you see, of course, is one of the visionary drawing from Paolo Soleri, the Turin-born architect that was planning his Arco Santi in Arizona, US. So about the urban form of the future, there's many things that we have to imagine and to discuss. And the other thing we want to understand is we had a lot of talk about smart cities in the past. Then we talked a lot about resilience. Now we are talking more about the new concept of 15-minute city. So it seems to us that the city as a concept is also something that, is also subject to trends and more fashionable terms than others. So we're asking, what does resilience, or what does smart city actually mean today, of course, also in dealing with what we are going through with this pandemic. And there was also a time when we were talking about the city-state, the power of cities seemed to be much greater than the one of states. And at the same time, all of a sudden, this super powerful governance system kind of
seized because everything had to be ruled back from regions, from states, and cities were kind of left behind. So there's something also to reflect upon here. And then, of course, we have the new coming appeal of the countryside. There's many people who are quitting cities to go to a, you know, another place where things are going on with a slower pace. And at the same time, data urbanism is on the rise. And so some people are not very happy to be controlled and monitored all the time. So the final question for us came to be, if it's not the city, where are we going to be able to build our personal truth, of course, as human beings? Because cities were believed to be the ultimate goal for us. And not just because, you know, more and more people are striving to live in cities. So the city ceases to be the setting in which our evolution of human beings and humanity takes place, what is actually left for us? What is the alternative? So I was just going through this because I think it's good to have your point of view on this reflection of the city at stake. What do you think about it? Okay, thank you very much. That's a very philosophical question. You talked about, obviously at the moment, the pandemic, at least in Copenhagen, Denmark, and probably in the rest of the world, the cities are more, they have a higher degree of outbreak because we're living so close to each other. And obviously it sort of really pushes everyone. It creates a huge pressure on the citizens. And you can easily sense that when you walk on the streets, even in friendly Copenhagen, you can feel the tenseness that is. And hopefully, we will have a vaccine and the next year we'll maybe have forgotten about everything. But what I have been thinking about, though, is what can architecture and city planning contribute with? And obviously, one thing I would say is that, well executed, you can create hope for a city. And I believe that our ski slope project in Copenhagen hopefully shows that we have this massive energy infrastructure that the city needs, that the country needs, but you can work with the concept of the cladding of the facade and the whole building where it's designed in a way so it invites people to play, to have fun, and maybe, for example, in those hard times, forget about coronavirus for an hour while you're hiking on the trails or climbing on the climbing wall, or go skiing down the ski slope. I think that the cities, they will always have this very, very important function, obviously. There will always be a locomotive for growth and prosperity. And at the same time, due to the increased population, you will have more and more pressure on the green areas, the recreational areas. And again, this is an example of how you can combine something like the industrial infrastructure with some recreational facilities. And I think I told that last year when I was visiting the beautiful city of Torino, that, if we can pull this off in Copenhagen, then you can probably do it wherever you want in the world. Maybe not the ski slope, but you can have other types of functions integrated in the city, in the buildings. Sure. So when the first time, you came to Torino was, the plant was just open, like weeks before. Yeah. So can you tell us a bit about the reaction from the citizenship of Copenhagen people, and if they, by using it, by visiting it, by climbing it, by skiing on it, what was the reaction of the people? Did they really understood that such a meaningful
plant, like a waste to energy, super efficient, super high quality, high tech, was also matching the idea of becoming a place for people, a place for entertainment and, you know, being with other people, with friends. So what was the reaction from them? We had a very, very good response. And as you correctly said, we opened a year ago, and the whole facility was open for 4 or 5 months. And then, you know, we had the corona situation, obviously no tourists at all, but still a lot of local citizens living in Copenhagen and around, visiting the plant. And what makes me really, really happy and really proud and sort of touched upon is when I see the people, you know, the visitors, kids, elderly, walking, running, playing on the roof, seeing the climbers have some very interesting climbing challenges, and the local ski community go skiing, because that's why we put so much effort and energy, money into this project, to really give something back to the city. And obviously, as with all architectural projects, there are always minor things to adjust, and we're constantly learning, but it works very well. And after, I could also see that after only half a year, all the greenery on the roof, it looks fantastic. So we have like a small forest, more or less, where you can stroll up. So, and I guess in a few years' time, I think the landscape will be even more stunning. So that makes me very, very happy. And the people really like the functionality. And I think also, at least when I'm talking to people, that they can see the higher purpose of combining like a waste to energy plant, resource management, with this recreational facility, to sort of make it visible what is going on the inside as well, and starting a dialogue about, now you mentioned smart cities, starting a dialogue about how should the city be in the future, and how on this particular place, how could you work with waste in a more resourceful way. And so I think for that purpose, this project really sort of fulfilled that vision. So you just said that, let's say that your project is half taking waste to energy solutions to a very high progressive level, but also at the same time combining it with becoming a place for the people, a place for tourists, a place of learning, of dissemination about the sustainability and so on. So if you could just step back from your role at Amagerbakke Foundation and Copenhill and just look at these two things, from another perspective, from a personal perspective, do you believe that worldwide we are advancing more in waste to energy solutions or in the capability to realize and build new and progressive spaces for the people in the city? Which one of these two components are becoming, from your point of view, more successful? And also, which one is more attractive in terms of capital, money, investment? I mean, I would say that obviously this doing a rooftop park is not the most fantastic business case on this planet, but working with new waste management systems can provide a good business case. So I think what we're seeing is, I mean, lots of people are coming to visit the ski slope and the power plant, and then you can sort of take that opportunity to talk about the fantastic technology on the inside of the power plant. Because actually, it's the world's most green
an eco-friendly waste-to-energy plant ever built, the emissions are far less than we have to, according to EU law. And I know that the guys at the power plant, they are working on a carbon capture project where actually it will be carbon dioxide neutral in hopefully a few years' time. So I think there's a lot of interesting stuff going on there with technology. And this is only in waste resource side. I mean, there are obviously lots of other interesting technologies out there which we need to work with, because we have a problem on this planet, and we need to sort of deal with that problem. And if you then can combine more sort of playful architecture and recreational purposes, that's an added bonus factor, so to say. So, last question, Patrick. Do you believe that the building of Copenhagen also helped people of Copenhagen to see that part of the city? So we're now talking about, let's say, city making or perception of the city. So do you think that the building of Copenhagen has also helped citizens of Copenhagen to understand that there's more opportunity around the city, you know, in places and lands that were previously not believed to be so attractive, so strategic? Yeah, I definitely. I mean, one response I often hear when I meet people on top of the plant is that they're saying, oh, look at Copenhagen from this part of the town. And definitely, I mean, the building is so large, so it's no matter if you like it or not, it's a landmark. You can see it from more or less all over Copenhagen. And I just realized, I think last week, we won a prize for being one of the 21 places to visit in next year when we can travel again. And I think that was National Geographic or so. And they stated, go to Copenhagen. And what kind of shocked me was that it was not the picture of the Little Mermaid on the front page of Copenhagen. It was the Copenhagen power plant. And I thought, whoa, maybe I will get into trouble now, because, you know, for all people living in Denmark, the Little Mermaid is such a special thing. So this is also landmarks can change, and touristic spots can change over time, of course. Yeah, definitely. And what is happening now is on the other side of the power plant, the city is about to plan for a huge man-made extension on Copenhagen, which will be a massive project. It will go on for 20 or 30 years to fill it out with earth, and then it will build a new part of the town, actually, adjacent to the ocean. And it's interesting, and now we have Emily here with us, because it's partly about we need to have more room for Copenhagen to grow, but we also are facing the challenges with a higher sea level. So this man-made island and the extension of Copenhagen will also act as a kind of a barrier if the water level starts to rise too much. But it's a project that will go for 20, 30 years, but it's just on the backside of Copenhagen. Sure. Well, Patrick, thank you so much for these insights about also the growth of Copenhagen and the challenge ahead of waste to energy plants. And of course, we will going to refer to you in the coming months and years for everything concerning the growth of the city and also these specific aspects. So definitely we'll be in touch, and thank you very much again for being part of this program. Thank you. I'm looking forward. Hopefully see you all in real life next year. Real life will come back. Ciao, Patrick. Bye-bye. Ok, so now we go on, adesso continuiamo con il prossimo ospite, la prossima ospite che, come già accennato, è
Emily Bauer, che è in collegamento con noi da Milano. Nel frattempo aspettiamo anche che Giacomo possa raggiungerci. Emily, hello. Hi, everyone. Oh. Thanks so much for having me. It's nice to see you again. How are you? Doing well. I'm here in New York, so it's still early. But yes, doing good. I think New York is one of the cities we first, we all think about first, because, you know, to see it as we are seeing it now, kind of deserted and with not so many people overcrowding the streets, could be something, you know, not just unexpected, but also a little bit eerie, I would say. So what's your reaction to that, to this side of being empty for the city of New York? Yeah, I've really been a skeptic of it, because I think a lot of people, you know, there's images of Times Square that have kind of gone viral of everything empty. But I think in the absence of tourists, what's happened in New York is almost more community vigor and growth. And you've had this takeover of the streets, where New York is not a city where outdoor dining or anything relaxed and Italian, if you will, or European. And all of a sudden, you know, outdoor dining in the city, and they've closed streets and people are taking over entire neighborhoods. So it's really been way a pleasure to see the city transform, of course, at the risk of hard times for many, but sure. Yeah, I'm optimistic about the city. I've seen some amazing things in the last 9 months here. So you're not among the people considering to quit the city. You're not among the city quitters. No, I've held out faith here, but I can empathize. You know, when we think of the city at stake. I think that coronavirus has shown a light on some of the things that aren't so great about cities and that they can do better. Affordability is a big one in New York. And so with the economic recession that we're facing, New York has to do a lot better, and all cities have to do a lot better at making themselves more livable and affordable for people. And, you know, we've seen the amount of kind of practical urbanism increase, similar to, I think, the project that you guys have worked on, where you have small pop-up green spaces that are made by community groups and by individuals. And I think more of that needs to happen with more support from the city. Good. This is interesting to hear for us. It's music to our ears, of course. So, of course, tonight you're going to tell us a little bit about some projects that are, in a way, dealing with the concept of resilience and the concept of climate change and climate threats, I would say, especially the rising sea levels. So I'll let you talk about these projects that you, some of them show at the festival last year, but some are pretty new. So can you tell us a little bit about these things that we're showing to our audience? Sure. This is a study built on work that I did with the city, with Bjarke and Mo's group. And so this was a study that built off of that, essentially looking at climate change impacts in Lower Manhattan in 2100. And so, you know, I think the main realization I think we have working in the built environment is that things we build often last a long time, but I'm not sure how often people working on these projects are thinking about the environment and what the world might be like by the end of that lifespan. So in New York City specifically, buildings last 80 years, which puts us at 2100. But I'm not sure how many of these building owners, for example, are actually thinking that, you know, this will happen. Basically, this will be the new Hurricane Sandy.
or hurricane level, and Wall Street will be underwater every day. So there's certain aspects of this changing world that we live in that we start anticipating, we can work together to adapt to. So this is something the city is continuing to look at, and many cities are looking at. Sure. And regarding this this project for Manhattan that you called, of course, referring to the more famous MoMA, can you tell us a bit about this adaptation plan that you've done with your office, Bauland? Yeah. So this is basically looking at, so with the city and with BIG, we prepared a climate adaptation plan that was quite strategic and toolkit based, but the result of that is that the city is developing a plan to basically extend the shoreline of Lower Manhattan by up to 2 blocks. And so this was a study of Studio de Bauland, basically exploring what the potential is for that and how exactly you would adapt the existing built environment and future built environment to climate change. So it involves a number of interventions like greening existing buildings, looking at alternative energy sources, and then on the new land, making sure that you are adapting for rising sea levels, as well as improving the livability for people wanting to move to New York. Great. Well, this new Manhattan that was shown at the Venice Biennale that we're seeing here was proposed by Bjarke Ingels Group, and you had a very prominent role in that. What was it about? So this was part of the precursor project I mentioned. It was amazing to present it in a city where water is an intimate part of everyday life in Venice. We presented basically this city plan for extension of shoreline. So this is this physical model that people could engage with and basically look at different projects and proposals around the shoreline of Lower Manhattan. So with BIG, I had the design for that was displayed here. Well, these are two new projects that you told us about, and we're very happy to show to our audience live tonight, because they're pretty new and you haven't shown them in the past, of course, with us at the Utopian Hours. So here again, you have a very straightforward concept of sustainability and resilience, right? Mm-hmm. Yes, I think so, and that's why I'm glad to share it here. I think during coronavirus, we've highlighted a lot of how cities are dependent on other areas. I think we all learned, a lot about supply chains and how we get things like medical equipment into cities and how dependent cities are on these supply lines that all of a sudden due to coronavirus were neglected. And so Lebanon has been dealing with these issues really for over a year. So this is a project for Lebanon's Bekaa Valley. And it's a food security project aimed at improving social cohesion, regenerative agriculture, as well as food security. So Lebanon has had almost 4 times inflation of its currency. So the price of food has been multiplied by 4 times. And so food security is a very big issue within the country right now. And what's more, in the Bekaa Valley, there's the highest concentration of refugees in the world. So they're facing both economic uncertainty and continuing influx and population of refugees there. So this is a farm called Farms Not Arms. It's a group of 13 different organizations, some of them local
from Lebanon, and then some of them international. And we developed a design with them for regenerative agriculture center, where it's almost formed as a loop where one arm is about food processing. So going from packaging food to kitchen to delivering food. And then the other arm is focused on education and teaching people skills where they can go off and form their own satellite farm. So this farm is completely scalable and modular. And it's designed almost as a toolkit that groups can use and apply for food security in their own place. The coolest thing we discovered is that it produces 3 times the amount of food of a typical farm just by using regenerative agriculture. So. Wow, this is super interesting. Well, while this one is the last project you're showing us tonight, and is as we read a center for food processing and education that is made from earth brick again by your office. So this also seems very, very interesting. Yeah, exactly. So this is a traditional building technique there that would be built by it. And it was, it's basically earth bricks from the ground themselves, and then you can make the building from the site. And so it really works anywhere. And it was just awarded, we're very happy, it was just awarded a Rockefeller Food Vision Prize from the Rockefeller Foundation and IDEO. And so we're hoping it continues and begins construction, and we start making earth bricks this year. So. Thank you very much. And going back to the first questions that we posed at the very beginning of the program, regarding, of course, the city at stake. There's one thing in particular that I'd like to ask you, of course, because of your background and your profession. What about the urban form of the future? Do you think that this threat and this pandemic and everything that is challenging the city as we know it now could lead us in the next decades, or but anyway, let's say very close in the future to something that is rather different from the urban form that we've been known for ages, considering that some of the most important innovation, like escalators, lifts, and skyscrapers, they all date back to a century ago. So what is the next thing that we are approaching as far as urban form is concerned? Have you ever, have you made a thought about it? I think it's a great question. I mean, I'm fixated mostly on landscape architecture in the public realm, and I think that coronavirus has really thrown a spotlight on public space. And so I like to think that public space will increase, and that, I think I have a lot of plants here. I think everyone's been looking at introducing more green in their space. And so I'm not sure if things will drastically. I think people are going to be looking forward to getting back together in a single room and returning to a social cohesion of city life. But yeah, I think we're going to be spending more time trying to find green spaces is my hope. But only so, time will come. Yeah, of course. And so you have a more, rooted desire for a new concept of urban ecology where green and urban space are intertwine much more than today, let's say. I think so. I think our cities need to be more livable to be competitive. So, Emily, before we leave you to go back to your work and your life, we just want to comment with you one of the cores that we proposed within our proposal of a menu for the city of Torino. That was one of the things that we brought forward at the festival this year. It's called Ideas for Torino Stratosferica. Of course, that's our aim, to be very progressive and just unleash the potential of the cities and some of its iconic places.
And so we kind of propose in a very ironic way, which is also a kind of trademark of our tone of voice, a 10-course menu, like, you know, pretending that we're about to promote or in a way sell the city in some real estate fairs, international fairs. And so we just showcased 10 of these ideas that we, of course, put down in on paper, and we also visualized. So this is the first one. And of course, we also have a video. Here it is. And it's a panoramic platform on the hills of Turin. So again, as you see here, it's a mix of public space, but it's conceived to be a place where people can realize of the landscape of the city, because what we know now is that tourists and people who are not coming here very often or are not living here, they realize about the Alps, the hills, the rivers, but citizens do not take them in such a great consideration. So the idea at the core of this proposal is, of course, to have a place which we don't really have today, which is designed to be a platform for understanding the geographical position of the city. It's a very rich scenario. Of course, the mountains, the hills, again, the rivers, everything. But at the same time, is a very a contemporary gesture of planning and architecture. So a very brief comment on these. Because you have such places, of course, in New York City. I'm thinking of parks and other peculiar places in a way, which are not just panoramic rooftop terraces, of course, but where you can really grasp the whole of the city. Well, we don't have as much of that in Turin. So what's your immediate response on this proposal that we brought forward? I love it. I love it. Get a good structural engineer. I think it's great. You know, I think building different vantage points for people to fall in love with their city is so important. When you're in the city, you're almost inoculated with it. And when you are at a vantage point like this, you can really, it's more meditative. And so I'm looking forward to construction and visiting it. Wonderful. I really like it. Thank you so much. So we'll try to move on and propose something like an international competition. That would be more than great. So we'll keep you updated on this, because that was just the beginning, of course, and we're discussing it with the current and the future administration and people who could you know, make this real, because that's in the end our objectives. So Emily, perfect. Thank you so much. Yeah. So thank you so much for being with us, and we'll be back soon with other proposals, and we'll keep in touch with New York City and with Bauland. Thank you. Thank you so much. Thank you guys for organizing. Take care. Eccoci. So posso tornare all'italiano. Il mio co-conduttore mi dicono che ha qualche problema, però ci raggiungerà verso la fine. Quindi procediamo vedendo ancora un altro contenuto di questi che stavamo vedendo, sempre presi dalla proposta delle 10 portate per il menù. E quella che vediamo adesso è quello che noi abbiamo considerato un dolce. Tra l'altro, molte persone ci hanno detto: ma c'era una corrispondenza tra gli antipasti, i primi, i secondi e i dolci, che non era così facile da cogliere, eccetera. Beh, io sono molto esplicito e trasparente su questo. Li abbiamo scelti più o meno a caso alla fine, perché mancava poco tempo, dovevamo andare in stampa, e quindi ci sono state 10 votazioni su quali sarebbero stati i primi, quali sarebbero stati i secondi, eccetera. E la verità è che li abbiamo anche un po' scelti immaginando come sarebbero stati poi posizionati in mostra. Quindi su questo potete avere ragione, e siamo assolutamente disposti a rivedere
quali sono i primi, quali sono i secondi, quali sono eventualmente anche i contorni, facciamo così. Però tra i dolci abbiamo proposto questo bellissimo progressive, direi, intervento, che è la prima riforestazione urbana a costo zero. Perché la prima riforestazione urbana? Perché di solito queste cose, come potete anche come sapete, potete immaginare, vengono fatte in luoghi che non sono assolutamente urbani. Quindi qua la nostra proposta è che la città di Torino si candidi, diciamo, a essere la prima città al mondo a rendersi disponibile e a rendere disponibile una vasta area, però, del centro, non periferica e non, diciamo, nell'area metropolitana più allargata, per un piano di riforestazione ai fini della compensazione ambientale, ovviamente. E quindi una soluzione per rendere economicamente più sostenibile un'azione di ecologia. Sul terreno sarà possibile piantare alberi, ovviamente, diciamo, investire nella piantumazione di alberi e così acquisire crediti da vendere sul mercato. Quale mercato? Quello del cosiddetto carbon offsetting, cioè quello che le aziende ovviamente rincorrono per poter dire che sono sustainable, no? Di fatto non è esattamente, non è che siano così sustainable dei processi, però equilibrano quello che fanno in modo non tanto sostenibile nella produzione, comprando, appunto, investendo nella piantumazione di alberi, però in luoghi che sono remoti, spesso dall'altra parte del mondo. Invece in questo caso questo carbon offsetting sarebbe esattamente in città, quindi le realtà interessate a compensare il proprio impatto acquisterebbero delle quote di CO2 catturate da altri. L'impegno da parte della città è ovviamente quello di rinunciare a usi futuri dell'area. Poi insieme ai creativi dello studio GMZN, che hanno fatto questi progetti, queste visualizzazioni con noi, abbiamo immaginato molto provocatoriamente che questa area fosse quella dei binari di Porta Nuova, e ovviamente qua sta la provocazione maggiore perché siamo in pieno centro, ma immaginiamo ovviamente una città che nel futuro abbia una sua stazione principale in Porta Susa, quella che una volta era concepita come Porta Susa International, quindi il fulcro del movimento dei treni, e che dall'altra parte permetta di avere un'ampia zona che sicuramente, come tante volte già successo in tante città, tra cui recentemente Milano con l'operazione degli scali, ma anche Torino, dove ci sono ben 7 aree di sistemi urbani che sono in procinto di essere trasformate, beh, sicuramente nel futuro potrebbe succedere così anche per una buona parte di quello che è oggi tutta la zona dei binari dietro Porta Nuova. Bene, dopo avervi mostrato e spiegato un po' di più questo intervento, questa proposta, passiamo invece agli altri nuovi ospiti, che, come accennato prima, sono Lior Shlomo, architetto di Torino, che ha fatto una delle più interessanti visioni di Torino stratosferica. Ne approfitto per dire che la mostra, come sapete, perché l'abbiamo già detto nelle passate edizioni, è allestita sul ponte Regina Margherita, che è il primo pezzo del Precollinear Park. E questa cosa è ancora più interessante perché ovviamente è una delle poche mostre aperte in questo momento, oltretutto visitabile gratuitamente, giorno e notte, perché il parco è sempre aperto. Chiaramente vi consigliamo di andarla a vedere di giorno, così anche la parte di paesaggio della città e della collina e del fiume è molto molto bella. Però come vedete sono tutte allestite lì, sono 40 visioni da Torino stratosferica e ce ne sono 10 che sono nuove, e sono quelle che sono state realizzate apposta per l'edizione 2020 di Utopian Hours, tra cui questa qua di Allagare Basse di Stura, una zona peraltro che credo pochissimi torinesi conoscano, per creare una piccola Venezia. Allora, questa idea abbastanza bizzarra, ma anche molto molto bella, molto provocatoria, è stata proposta da Andrea Griva, che salutiamo, mentre il progetto è appunto stato sviluppato da Lior Shlomo, che è con noi, con Davide Bardini, partendo da una bellissima foto di Michele D'Ottavio. Però quello che avete fatto in questo caso è
fatemi dire, magnifico. Lior, ciao! Ciao Luca, grazie. Mi senti? Ti sentiamo bene, certo. Ti lascio commentare allora questa visione pazzesca che avete proposto per Torino. Mamma mia, ok. Allora, grazie innanzitutto. Devo dire che è stato abbastanza particolare anche l'iter, perché naturalmente nella conversazione con voi avevamo all'inizio un'idea di intervenire su un'altra area che naturalmente qualche altro studio aveva preso, poi eravamo anche abbastanza all'ultimo, per cui questo eravamo molto impauriti di affrontare, diciamo così, un'area così grande e poi con un'idea così estrema di allargare tutto. Però diciamo che abbiamo preso la sfida e non ci dispiace in realtà come poi è venuto fuori. Allora, l'idea inizialmente era quella. La nostra speranza era di ricevere una foto abbastanza, chiamiamola così, dal punto di vista relativamente basso, perché a noi ci piaceva un po' l'idea di non affrontare l'acqua dal punto di vista orizzontale, cioè non ci piaceva tanto l'idea di affrontare tutto quello che riguarda sopra l'acqua o quello che galleggia sull'acqua. A noi in realtà la nostra idea era quella di affrontare un po' a livello proprio di sezione, che chiamiamola da vista Jules Verne, no? Vedere un po' quello che ci succede sotto l'acqua, come ci sono i treni sotto l'acqua, gli edifici sotto l'acqua. Però abbiamo ricevuto questa foto qua e con quello dovevamo un po' lavorare, per cui abbiamo preso un po' una visione un po' diversa. La nostra visione era di voler un po' creare un'immagine romantica, perché mettere edifici e cercare di pianificare ci sembrava un po', oltre che i tempi brevi, un po', non dico banale, ma volevamo un po' allontanarsi. Abbiamo detto, bene, tempo di pandemia, tutto un po' difficile, non ci possiamo viaggiare in Asia, non possiamo aggregarsi, non possiamo andare al mare. E poi, per carità, ci sono momenti in cui il clima cambia, c'è riscaldamento globale, tutto si allaga, bene, magari un domani Torino diventa una città orientale, piena di acqua. Allora, come sarà questa città qua? E allora abbiamo un po' ideato questa idea delle spiagge, di villaggi, delle Maldive, un po' questa immagine un po' romantica di un Torino che è davvero molto diversa da quello che potrebbe essere, perché il Torino balneare non credo che sia qualcuno che aveva in testa o la poteva immaginare, invece proprio volevamo spingere quella lì, quella roba inimmaginabile. Ci sono alcuni elementi però che sono molto molto interessanti, super visionari, a parte queste stecche curve di case che, come dicevi tu, appunto richiamano certi scenari urbani che sono molto meno europei e molto più magari medio orientali e asiatici. C'è un'area che è così, una specie di marina, no? Che è quella con i grattacieli che si vede all'alto. Esatto, e poi c'è un elemento fantastico che è quello di questa sorta di arena di Verona che viene messa in acqua, per cui ci si trova questa specie di atollo al contrario, e insomma, oltre al fatto che c'è il sottopassaggio, insomma, e poi la grande spiaggia che sostituisce le spiagge sui fiumi o sui torrenti dove spesso si vedono i bagnanti. Quindi avete veramente messo insieme un po' tante robe in una visione, devo dire, una tra quelle più provocatorie e anche più psichedelica. Assolutamente. Infatti l'arena è quella che è rimasta un po' questa idea di cercare di avere la verticalità, perché l'arena naturalmente inizia da estremi che sono alti e scende sotto, per cui abbiamo imbattizzato questo buco nell'acqua, e magari potevamo fare addirittura un'immagine interna solo con questa arena ovunque, poteva essere interessante lo stesso, invece no, l'abbiamo inserita in mezzo alle altre spunti di idee e abbiamo detto speriamo bene, nel senso che erano tante le cose che poi abbiamo scartato, però dai, grazie anche a voi, grazie al vostro input
si può sempre portare l'immaginazione un passo avanti e vedere la città come una cosa diversa da quello che sono, e questo è, secondo me, già un gran contributo generale sia all'immaginazione sia al lavoro che la gente sta facendo nella stessa città, per cui dai, giusto, grazie. Bene. Anche voi. Concordo, è sicuramente uno spunto molto interessante, e però accolgo anche il tuo spunto a provare a vedere le cose alla Jules Verne, quindi la prossima volta faremo delle foto a pelo d'acqua e immagineremo tutta la parte, non ipogea, ma proprio sottomarina, quindi andremo avanti anche su questa direzione. Ciao Lior, grazie mille. Grazie. Ciao. Bene, invece adesso passiamo agli ultimi ospiti, che sono i ragazzi di 2Mix Studio, io lo pronuncio così all'inglese pensando che sia anche poi probabilmente quella giusta di pronuncia, ma ce lo diranno loro. Abbiamo con noi Edoardo Bruno dello studio, che ha proposto un'altra, che ha visualizzato un'altra proposta delle visioni da Torino stratosferica, in questo caso l'idea di Davide Gomba, che salutiamo, della Maker Fair di Torino, un evento che c'è stato, uno dei pochi eventi che siamo riusciti a fare, diciamo così, che siamo riusciti a vedere nell'autunno della città. E Davide, durante una delle sessioni di lavoro di Torino Stratosferica, aveva proposto questa bellissima idea di usare Torino Esposizione per realizzare dell'urban farming, però soprattutto verticale. E appunto i ragazzi di 2Mix Studio, Archi Studio, hanno deciso di accogliere questa provocazione e di realizzarla. Devo dire, anche questa è una delle visioni che è riuscita meglio dal mio punto di vista, anche un po' per i toni, i colori e la modalità con cui è stata realizzata. Edoardo, grazie di essere con noi, a te la parola su questa visione. Ciao Luca, grazie mille dell'invito, saluto tutti, ne approfitto anche per confermare che 2Mix è esattamente la pronuncia inglese giusta, che nel 2009, quando era nato lo studio, era proprio 2Mix, ma anche le lettere romane, che 2Mix è proprio 2009, era un gioco che avevo inventato molti anni fa, 10 anni fa che abbiamo fondato lo studio. Sì, e confermo anche da parte vostra la scelta di questo tema, che il nostro studio ha preso come sfida fin dall'inizio, l'ha trovato entusiasmante e abbiamo voluto correre subito per sceglierla tra le varie opzioni iniziali, per una serie di motivi, perché lo trovavo interessante perché si riferiva innanzitutto a una delle icone della città di Torino. La sfida era molto architettonica, cioè una delle icone dove, insomma, da Sozzas a Nervi si sono, come dire, cimentati e sono, come dire, nell'immaginario collettivo della città come quasi oggetti intoccabili, perché oggi sono, come dire, dei contenitori vuoti, e immaginarli per una funzione completamente diversa ci ha subito preso e abbiamo voluto portare avanti questo tema. Era anche una sfida, perché in effetti quando alcuni edifici entrano nella memoria collettiva non è facilissimo immaginare un loro riutilizzo quasi progressivo, e anche a volte può essere sovversivo. Però una delle idee che ci è venuta in mente quando abbiamo iniziato in studio a discuterne è partita proprio dal fatto che questa parte della città, non molti la conoscono, la vedono uscita così, dopo la Seconda Guerra Mondiale è rimasta quasi intatta, in realtà è una delle zone della città fuori dalle mura che è stata, negli ultimi due secoli, ha avuto le più grandi trasformazioni, soprattutto fieristiche. E la fiera, cioè di fianco c'è stata l'Esposizione Universale di inizio Novecento, poi il Palazzo della Moda, poi Torino Esposizione, ora il Padiglione 5 che diventa ospedale Covid, ma prima era un laghetto di pattinatori. È una storia lunghissima di 150 anni, pazzesca, della città di Torino, dove, voglio dire, le forme, gli edifici sono continuamente susseguiti in diverse sperimentazioni. Allora abbiamo detto, prendiamo questo edificio, facciamo in modo che diventi, non so, un palcoscenico, proprio mettere in scena qualcosa di nuovo, proprio partendo dal fatto che era un oggetto fieristico. E allora abbiamo voluto creare una fiera partendo dalla vostra, quindi, sollecitazione di vertical farming, che noi non abbiamo fatto verticale, ma assolutamente esplosiva, orizzontale, uscendo dalla facciata di Sozzas, che abbiamo preso sì come icona, ma come maglia, come struttura, no? Una struttura che diventava subito un sistema. E l'immagine l'abbiamo fermata in qualche modo, perché un'idea era anche, partendo
alcuni fotomontaggi, di poterla espandere quasi, come dire, all'infinito, giocare proprio con la ripetizione di quello che già esiste. Non abbiamo voluto aggiungere nient'altro se non il fatto che funziona questo edificio come una macchina espositiva, insomma, per far vedere questi prodotti. E poi da lì sono usciti altri scenari post-industriali, non certo distopici, però sì. Ci sono due cose molto, molto, posso dire, fighe, che colgono l'occhio subito. La prima, vabbè, io parlo anche da un punto di vista visivo e se vuoi anche grafico, di graphic designer. Beh, la prima è questa ripetizione della scritta Torino Esposizione su tanti layer diversi, che ha veramente qualcosa di virtuale e molto bello. Quindi questa è una specie di soluzione acida che vi siete inventati, che trovo fantastica. E l'altra è questa struttura a lavatrici, a doppia lavatrice, a doppio cestello, che fa girare le piante, ovviamente per una funzione chiara, no? Cioè il fatto che le piante appunto girano e possono essere curate, bagnate e cambiate, immagino sia quello. Però portarlo così in facciata, su questa maglia invece molto regolare, quadrata, è stato una bellissima soluzione, immagino sia quella che poi ha caratterizzato, visto che l'avete portata in primo piano. Sì, decisamente, sono assolutamente d'accordo con te, grazie per le fighe, nel senso, ci piace molto l'idea che, come dire, alcune scelte siano state fatte soprattutto partendo dall'idea di macchina. Cioè, questo secondo noi è stato importante, perché il vertical farming o tutto ciò che è connesso con il verde spesso viene, come dire, un certo greenwashing viene fatto poi e declinato in maniera sbagliata, soprattutto confondendo produzione con quello che è in realtà la produzione, rispetto invece al fatto di essere verde da leisure, goditivo. So, abbiamo deciso di fare una macchina che funzionasse davvero come una lavatrice in qualche modo. Quindi questa facciata aveva la possibilità di contenere qualcosa che era visibile come macchina per il pubblico, e quindi l'aspetto fieristico. Da lì quindi si sono creati, come dire, tre sistemi, quello della produzione, della vendita e della logistica, che abbiamo voluto, come dire, tenere tutti insieme. E in effetti quello del godimento, dell'essere comunque lì, della logistica, è quello che invece abbiamo trattato al piano terra. Proprio perché non volevamo, come dire, puntare di nuovo su grandi estese verdi, che non è esattamente il concetto della produzione, ma dare più l'idea di una, come dire, linea di produzione industriale sotto Torino Esposizioni, diventava l'idea che nella foto che ci avete consegnato c'era una fermata del bus. Su quella abbiamo discusso lungamente, usare la fermata del bus come mercatino praticamente, certo, disponibile, ma che in realtà si stava benissimo sotto questa maglia strutturale come, come dire, come linea finale di un ciclo di produzione. Giustamente, poi, avete tenuto la pensilina in un'ottica che non si butta via niente, un po' come abbiamo fatto noi al Precolliner Park su Piazza Armada, per cui quella pensilina che molti residenti non tollerano e non vorrebbero vedere, a noi è sembrato in realtà un ottimo appoggio per una serie di cose, quindi ci sta che non l'abbiate cancellata dalla foto. No, oltretutto non solo abbiamo non cancellato, come dire, gli oggetti che c'erano, ma anche abbiamo recuperato alcuni pezzi di una memoria industriale un po' in giro per Torino, quindi abbiamo immaginato questa, l'ingresso di Torino Esposizioni di Sozias è fantastica, questa super, quindi, razionalista portico che è altissimo fuori dalla scala del visitatore, che è in Trento, ma perché deve essere ingresso monumentale, l'abbiamo immaginato invece come una stazione di una sopraelevata che è composta da tre elementi, le pile, come dire, di Parco Dora, la monorotaia di Morandi, che era dentro quella che era Italia 61, e il trenino da sopra. Quindi abbiamo voluto giocare con la memoria dei grandi scenari di una Torino fieristica, come dire, produttiva, che era super famosa e conosciuta nel mondo, per riproporlo qua come una specie di archivio da mettere in scena. Questo più ovviamente anche il pulmino, ovviamente, a guida autonoma che si vede che arriva e va, e quindi c'è anche poi questa chicca, questa ciliegina. Bene, Edoardo, grazie mille. Salutiamo anche i tuoi soci, colleghi di 2Mix Studio, che vediamo collegati, li salutiamo da qua. E anche a voi rinnovo
ovviamente l'invito a venire sul ponte quando inaugureremo, perché prima o poi inaugureremo la mostra Visioni Torino, da Torino Stratosferica, quando si potrà, quando non saremo perseguiti per aver creato un assembramento, e quindi ci vedremo presto. Intanto buona serata e grazie per essere stati con noi. Grazie a voi, grazie mille a voi dell'invito. Bene, andiamo a chiudere e vi faccio brevemente sapere che cosa avremo nella prossima puntata. Lo vediamo qua nella slide, sarà una super puntata, devo dire, perché abbiamo tre ospiti incredibilmente tutti dall'Olanda. È stato un caso, nel senso che potevano in quella giornata lì, e quindi sono tutti insieme. Abbiamo Valerie Kuster, che è stata al secondo anno di Torino Stratosferica e del Festival, la nostra Visiting Urban Explorer. Ha fatto un bellissimo lavoro di analisi sulla città di Torino dopo 4 giorni di permanenza, di residenza, e lei, che ha una formazione da architetto, di fatto oggi è diventata, da un po' di anni, è una cuoca, e ha preso in gestione un bellissimo rooftop restaurant che si è creata lei, che ha creato lei, in cima a questo edificio veramente in centro a Rotterdam, a 2 isolati dalla stazione di Rotterdam, ed è diventato Open Duck, uno dei punti più interessanti della città, anche per il fatto che ha un orto sul tetto, un vegetable garden, di cui i cui prodotti ovviamente poi vengono usati al ristorante. Poi abbiamo Sam Vanderburg, che molti di voi avranno visto dal vivo o in streaming al festival 2 mesi fa, perché è la direttrice della task force di MVRDV, il blasonato e anche super figo, mi permetto di dire, studio di architettura sempre di Rotterdam. E San ovviamente ci parlerà del modo in cui stanno affrontando i progetti più complessi dal punto di vista delle dinamiche e delle sfide che ovviamente anche la pandemia ha posto ai progetti che avevano in corso. E poi avremo il founder di The Student Hotel, che è un progetto di cui vi abbiamo già parlato appunto 1 anno e mezzo fa, e che sta per essere costruito anche qua a Torino, è già inaugurato da un paio di mesi, mi sembra, a Bologna, c'è già a Firenze, ci sarà presto anche a Roma, ma c'è già in tantissime città in Europa. Quindi Charlie McGregor ci racconterà come procedono i lavori e anche ovviamente come hanno affrontato questo anno di crisi nera per tutto quello che riguarda l'ospitalità e l'accommodation. E poi avremo ospite anche Paola Pierotti, giornalista e esperta di comunicazione di PPAN, che è un'agenzia che si occupa appunto di divulgazione dei temi legati alla rigenerazione urbana e alla progettazione. E poi, qua non è segnato perché ce l'ha confermato poco fa, avremo anche ospite l'assessore all'innovazione Pironti della città di Torino, che ci parlerà, immagino, anche del progetto Torino City Lab, e a cui ovviamente non mancheremo di chiedere il suo commento sulle nostre proposte per cambiare Torino, il menù per Torino. Grazie a tutti, vi ricordo invece ancora un'ultima cosa, che col 7 gennaio doveva chiudersi questa parte di The City at Stake Talks, questi 5 incontri, però in realtà abbiamo avuto ulteriori conferme da molti ospiti, tra cui uno in particolare che vi annunceremo la prossima settimana, perché è un super nome, quindi stay tuned, come si dice, e quindi avremo la possibilità di realizzare una 6ª puntata, che ovviamente sarà il giovedì ancora successivo, giovedì 14 gennaio. Grazie di essere stati con noi, salutiamo anche Giacomo, che purtroppo non è riuscito a collegarsi, ma queste sono cose che succedono, soprattutto se sei un city quitter, scherzo, ma ovviamente è una battuta che si aspetta, e ci vediamo giovedì prossimo. Grazie a tutti, buona serata, ciao!